Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di armocromia. Che cos'è l'armocromia? L'armocromia è quella sfera che studia i colori e in particolare i colori in armonia con la figura, con una determinata persona. C'è tutto uno studio molto complesso, però diciamo che in questo video non vi voglio parlare tanto di come si va a definire, diciamo, che tipo di, si dice, stagione ognuno di noi è, perché comunque è un discorso abbastanza complicato. Io voglio parlarvi di questa cosa sul versante make-up. Ovviamente è il mio ambito in particolare. Anche l'armocromia può aiutarci nel andare a scegliere i make-up più giusti per noi. Vi faccio un esempio molto banale. Se avete dei colori molto caldi, quindi carnagione, dorata, giallognola, sottotono dorato, occhi castani, capelli comunque che hanno dei riflessi molto caldi, quindi di base sono caldi, quindi siete diciamo delle persone tendenzialmente calde come colori, e andate a scegliere un rossetto rosso però con sottotono freddo, non lo so, un color fragola, potrebbe essere che quando lo mettete addosso l'impressione che avete è un'impressione di dissonanza, cioè come se qualcosa non andasse, non funzionasse. Altro esempio, vi è capitato sicuramente di indossare dei vestiti a volte con dei colori X e voi stavate benissimo, anzi magari eravate anche particolarmente felici quel giorno e poi vi siete incontrati con delle persone che vi hanno detto: ma hai qualcosa di strano, cioè non stai bene, hai dei pensieri, e voi siete rimasti un attimo spiazzati perché... Cioè, no, veramente, cioè, proprio oggi tutto va bene, mi sono alzata bene, ho avuto anche delle belle notizie, quindi non sto bene e non riuscite a capire perché. Ecco, potrebbe essere che il colore dei vostri vestiti vada in disarmonia con i vostri colori e quindi faccia apparire il vostro viso più stanco, più spento, più malaticcio. È sicuramente una cosa che vi è capitata tantissime volte. Oppure un'altra cosa, quando andate a scegliere dei vestiti, vi mettete su addosso una cosa e questa cosa, proprio vi sentite, questa cosa mi illumina, cioè mi accende proprio, no? Questa è la classica cosa che ci viene detta: questo colore, questo capo ti sta veramente benissimo, cioè proprio ti risalta un sacco. E questo è perché noi abbiamo dei colori amici, cioè dei colori che ci fanno apparire più splendenti, più raggianti, più in salute, che danno proprio vita al nostro volto. Perché il volto è la cosa che è sempre fuori, all'esterno, e invece ovviamente la pelle del braccio è lì dentro, però il volto è il nostro... la nostra tela comunicativa, no? È il nostro mezzo comunicativo. Quindi con il make-up funziona allo stesso modo, cioè bisogna capire bene quali sono quei colori che ci vanno a valorizzare e quali invece ci vanno, diciamo, in qualche modo a ingrigire, no? A spegnere. Tendenzialmente, se non avete la possibilità di parlare con un makeup artist, quello che dovete tenere in considerazione, ecco, diciamo, voglio darvi proprio degli elementi pratici, quello che dovete tenere in considerazione è appunto il vostro tono e sottotono di pelle, cioè se siete delle persone tendenzialmente calde starete bene, molto bene con dei colori caldi. Se siete invece delle persone con tono e sottotono freddo, allora starete sicuramente bene con toni più freddi. Di ogni colore, come dicevo appunto il rosso, c'è la variante calda e la variante fredda.
il rosso fragola è freddo, il rosso corallo è caldo. Quindi se avete dei colori caldi, non andate a scegliere un rossetto rosso fragola, quindi con sottotono blu, viola, che quindi è più freddo, ma scegliete un rossetto con un rosso più, più caldo, quindi con un sottotono più aranciato, più corallo, più pescato, in modo che vada appunto in armonia con i vostri colori. A me piace un sacco questo colore, anche se non fa parte, diciamo, della mia famiglia mica. Lo posso utilizzare lo stesso? Lo posso mettere lo stesso? Allora, sì, potete metterlo. L'importante è che lo calibriate bene con il resto del make-up. Se voi avete un colore che... vi faccio un esempio mio personale. Io ho dei colori tendenzialmente caldi, o meglio, diciamo, la predominante che si tiene in considerazione è il tono della pelle. Quindi anche se magari avete del colore dei capelli che è più freddo, però avete comunque un sottotono caldo, voi siete delle persone calde. Quindi io ho un sottotono caldo, ho un sovratono leggermente più rosato, soprattutto sul viso, mentre un sottotono che è caldo. Quindi a me stanno molto bene i colori caldi. Quindi io sono una persona con un sottotono caldo, di conseguenza a me stanno molto bene i colori caldi. Però ovviamente ci sono tanti altri colori più freddi che a me piacciono molto da utilizzare nel make-up. E io li utilizzo, però so come fare, cioè in questo caso il mio trucco occhi ho usato un colore, sia il colore di transizione sulla palpebra, sia il colore sulla palpebra mobile, sono tutti quanti colori freddi, sono dei viola fucsia freddi. Messi soltanto quelli sui miei occhi fanno apparire il mio occhio un po' stanco, un po' affaticato. Cosa faccio? Vado a utilizzare degli altri colori che vanno a riscaldare leggermente, non a eliminare il colore messo perché altrimenti non ha senso, ma vanno a riscaldare il colore. Quindi vado a utilizzare un tocco di pesca, uso un blush pescato, uso una terra più dorata, uso un rossetto piuttosto che un lucido più caldo. In questo modo ho calibrato e ho riarmonizzato i colori con quello che è la mia famiglia amica di colori, che appunto sono colori caldi. Ovviamente questo è una cosa che risulterà più facile per chi ha più destrezza con il mondo del make-up e dei colori. Se vi devo consigliare, se voi non avete troppa destrezza, ma appunto avete un piccolo beauty, allora scegliete dalla palette al rossetto all'ombretto, alla terra, al blush, colori che vi stanno bene, colori che rispettano la vostra cromia di appartenenza. Quindi se siete caldi, caldi, se siete freddi, freddi. In questo modo sicuramente non sbaglierete. Per cui avete quel rossetto preso che ha dei colori, non lo so, violacei, però voi siete caldi ma vi piace troppo metterlo ogni tanto, allora mi raccomando, calibrate col resto del make-up. Quindi fate un trucco occhi caldo, un blush caldo, una terra calda, mettete magari addosso un vestito che ha colori caldi, in modo che la dominante non sia il freddo del vostro rossetto, ma sia il caldo di tutto il resto che è in armonia con voi. Questo quindi volevo dirvi per quanto riguarda il discorso sull'armocromia. Ovviamente io l'ho incentrata tutto sul make-up. Se avete delle domande, delle curiosità, se volete che approfondisca determinati aspetti piuttosto che altri, lasciatemi giù nei commenti. Io ho, in questo video è più che altro un video così molto introduttivo, spero che
sia riuscita a farvi capire un attimo, a farvi approcciare a questo mondo, perché comunque il colore è importantissimo nel make-up ovviamente, ma nella quotidianità, perché noi siamo circondati dai colori, noi abbiamo colori, anche per quanto riguarda la scelta dei colori, della tintura, anche lì, cioè è un discorso molto importante che non può far altro che valorizzarci, aiutarci a farci essere sempre a farci sentire sempre bellissime e sempre in armonia con noi stessi. Quindi mi auguro di essere riuscita un attimo anche magari a incuriosirvi, e se avete qualsiasi tipo di domanda lasciate giù nei commenti e ne discuteremo sicuramente nei prossimi video. Io intanto vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale, dovrebbe esserci la mia faccia qui da qualche parte. Buon weekend e ci vediamo al prossimo, ciao!